Il meccanismo dell'apofonia è tipico di tutte le lingue indoeuropee, e quindi anche del latino, che è una lingua indoeuropea. È un meccanismo molto complesso, con tante sfaccettature, che non possiamo analizzare in un breve video tutorial nella sua interezza. Registro questa piccola lezione soltanto per spiegare a grandi linee il meccanismo che ci permette di semplificare il nostro studio. Possiamo studiare latino a livello liceale anche senza conoscere l'apofonia, però diventa molto più difficile perché dobbiamo studiare la memoria. Se capiamo questo meccanismo fonetico, riusciamo a semplificarci molto la vita. Se vogliamo poi approfondire il discorso, possiamo andare a prendere la propedeutica latino universitario del Traina, dove troviamo tantissime informazioni in più. Alfonso Traina, un grandissimo. Che cos'è l'apofonia? L'apofonia è un mutamento di suono, dal greco apo e fonè, che vuol dire suono. Quindi c'è un cambiamento, una mutazione di suono all'interno di un elemento fondamentale della parola, soprattutto della radice. E questo mutamento di suono può essere di due tipi, cioè può avere due funzioni. Può esserci un'apofonia di carattere funzionale, nel caso ad esempio dell'apofonia indoeuropea, che determina una diversa funzione della parola che vede questo cambiamento. In questo caso abbiamo un valore morfologico, cioè l'apofonia serve per distinguere una parola da un'altra. Esempio facile facile: tango, verbo toccare, toga è il vestito che tocca la pelle. Il secondo tipo di apofonia invece, l'apofonia meccanica, non ha un valore funzionale, ma come dice la parola stessa è meccanica, cioè è legata alla pronuncia, è automatica, non serve a distinguere le parole, ma è un mutamento fonetico che avviene per leggi dell'economia, dell'evoluzione della lingua che non stiamo ad approfondire. È il caso della cosiddetta apofonia latina, che si chiama così, latina, perché è tipica del latino e non è presente nelle altre lingue europee, è presente soltanto nel latino. Avviene in determinate condizioni molto specifiche. Dobbiamo avere una sillaba aperta in posizione iniziale di parola che per qualsiasi motivo, derivazione, coniugazione, declinazione, composizione, risulta trovarsi poi in un secondo momento in una posizione intermedia. Parto da questa apofonia latina perché sembra difficile a declinarsi, a dirsi, ma in realtà è molto semplice. Partiamo dall'unico esempio che ho riportato, è solo per capire il meccanismo. Se noi prendiamo il verbo capio, che vuol dire prendere, possiamo aggiungere il prefisso in per creare il verbo iniziare, prendere dall'inizio, no? Notate che questa A è breve. Infatti nel composto si attiva il meccanismo di apofonia latina che abbiamo appena visto. Quindi non abbiamo incapio, che non esiste, ma incipio, con questa trasformazione della A in I. Perché per noi è utile ricordarci questa regola? Soprattutto per un motivo di pronuncia. Perché se noi ci ricordiamo che tutte le volte che capita un'apofonia latina c'è un passaggio da A a D, ma comunque con la vocale è breve, non sbaglieremo mai più la seconda persona dell'indicativo presente, quindi la seconda forma del paradigma. E leggeremo sempre incipio, incipis, perché ci ricorderemo che quella I è breve e quindi ci ricorderemo che dobbiamo applicare la legge della penultima. Quindi questa è un'apofonia di tipo meccanico. Semplicemente c'è una variazione di timbro dovuta alla pronuncia, all'evoluzione della pronuncia. Molto più importante e forse anche un po' più complicata è l'apofonia indoeuropea, che come dice la parola stessa non è tipica soltanto del latino ma di tutte le lingue indoeuropee. Il greco ad esempio ne fa un uso vastissimo. Ad esempio, un esempio molto semplice, se prendo il verbo leipo, abbiamo leipo al presente, leloipa al perfetto ed elipon all'auristo. Sono tre tempi diversi. Notiamo che abbiamo ei al presente, oi al perfetto e i all'auristo. L'apofonia, quindi questo mutamento della vocale, serve per distinguere a livello, lo ripeto ancora una volta, morfologico
Le tre forme del verbo sono tre parole distinte, hanno tre funzioni distinte, hanno tre vocali distinte. Quindi lo scriviamo ancora a caratteri cubitali qua sotto, lo evidenziamo in arancione. A differenza dell'apofonia latina, l'apofonia indoeuropea ha una funzione morfologica. Serve cioè a distinguere due elementi. A distinguere che cosa? In realtà qualsiasi cosa, non è specificato. Quindi non c'è una regola precisa che ci dica a che cosa serve l'apofonia, ma è fondamentale capire che l'apofonia ci serve per distinguere. Distinguere è un tratto distintivo della lingua, ci serve per non fare confusione. E se noi capiamo questo, tutto il latino diventa più facile, perché capiremo che quelle forme che noi studiamo a memoria senza capire il significato in realtà hanno un'apofonia. Non lo so, mi viene in mente il paradigma di Ago. Ago agis, egi actum agere. Perché di colpo il perfetto diventa e? Perché interviene l'apofonia che ci distingue il presente dal perfetto, il sistema dell'infectum dal sistema del perfectum. L'apofonia indoeuropea, infine, lo diciamo così completiamo questo quadro molto introduttivo in realtà, però spero che sia utile, può essere di due tipi, o di tipo quantitativo o di tipo qualitativo. Che cosa cambia? Che nell'apofonia quantitativa cambia la quantità della vocale, nell'apofonia qualitativa non cambia la quantità ma cambia il timbro della vocale. Quindi avremo una serie e breve e lunga. Nell'apofonia qualitativa abbiamo il timbro, quindi non la lunghezza della vocale ma il punto del trapezio che sta dietro la lingua, dove si tocca, quindi con la lingua, e quindi il tipo di vocale che viene pronunciata. E quindi avremo una serie E, O, e questo che si chiama grado 0. Vedete che di fianco al grado 0 ho messo un simbolo strano, è lo schwa, che è una vocale indistinta, che poi dà spesso esito A. È un po' come nel dialetto napoletano quando si dice Napole, questa E indistinta finale, no? Che appunto è una vocale non caratterizzata. Di solito i linguisti utilizzano questo simbolo che è lo schwa per indicare la vocale indistinta. È tornato un po' di moda adesso, se avete seguito, per il discorso dell'identità di genere. Quindi, attenzione, vediamo due esempi, gli stessi di prima, per comprendere meglio qual è la differenza tra l'apofonia quantitativa e l'apofonia qualitativa. L'esempio dell'apofonia quantitativa l'abbiamo detto prima. Venimus, venimus. In questo caso cambia la lunghezza della E. Un esempio di apofonia qualitativa. Il paradigma di facio. Indicativo, infectum facio, perfectum feci. A E. In base a che cosa? In base al fatto che bisogna distinguere tra l'infectum e il perfectum. Molto semplice. E poi per citare un esempio completo con tutta la serie completa, tango, tego, toga. Tango vuol dire toccare, tego vuol dire ricoprire, la toga è il vestito. Non per forza dobbiamo avere tutte e tre le forme, attenzione, può esserci un grado zero e ci può anche essere il grado allungato. Abbiamo tre gradi di solito, il grado allungato, il grado breve e il grado zero. Questo in tutte e tre le serie. Il discorso potrebbe essere molto più approfondito, molto più sviluppato, ma già così riusciamo a comprendere tante cose della lingua latina che prima avevamo studiato soltanto a memoria, e quindi provare a riflettere sulla lingua. Per chi vuole approfondire, rimando ancora una volta al mitico Traina.